Buongiorno, sono un docente del Dipartimento di Fisica e presento il corso di studi in fisica. Prima di tutto voglio presentare quello che è il mestiere di un fisico, cosa sa fare un fisico e perché scegliere questo corso di laurea. Innanzitutto un fisico sa individuare gli elementi essenziali di un processo e creare un modello che lo possa descrivere. Quindi in un processo che è, diciamo, avanti e indietro, fa misure, analizza i dati, confronta i risultati con il modello, apporta al modello i necessari cambiamenti, torna all'indietro, cioè ricontinua a fare misure e apporta al modello i cambiamenti quando necessari. Tutto questo processo ha due risultati importanti. Uno, un aumento della conoscenza da un punto di vista della fisica. Uno e il secondo ha un'applicazione scientifica e tecnologica importanti, non sempre immediate, ma sicuramente di importanza sociale. La preparazione del fisico confrontata con altri corsi tecnici e scientifici, diciamo che da un punto di vista di positivo ha una preparazione sicuramente di più ampio respiro e ha una solida base metodologica. Questo a discapito di una minore specializzazione iniziale. Tuttavia, a vantaggio di una spiccata capacità di risoluzione dei problemi, che si risolve soprattutto a livello del mercato del lavoro, una grandissima flessibilità e quindi una capacità di inserimento nel lavoro in campi e in aree molto varie. Andando specificatamente a quella che è la laurea in fisica, il percorso è in 3 anni, organizzati in 2 semestri per anno. La laurea in fisica si afferisce al Dipartimento di Fisica e Astronomia nel contesto della Scuola di Scienze. La modalità di accesso, c'è un test di ingresso che è obbligatorio ma non selettivo e tutti gli eventuali debiti formativi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione. Consiglio a questo punto di partecipare comunque al test d'ingresso, anche se non è selettivo, in maniera seria e con grosso studio, perché una preparazione o meno dell'esame di analisi matematiche potrebbe avere problemi nel corso di tutto il corso di laurea in fisica. L'organizzazione dei corsi è in semestrale, ha 60 crediti formativi l'anno. Corrisponde a un carico di studio settimanale di 40 ore. L'obbligo di frequenza è solo per i corsi di laboratorio, tuttavia, vista la tipologia del corso di laurea, si consiglia comunque di frequentare le lezioni anche per conoscere i docenti, le materie e gli altri colleghi. Cosa si studia in questi primi 3 anni? Ovviamente c'è, come si può vedere da questo diagramma a torte, che metà, 30%, circa un 30%, è diviso tra matematica, quindi analisi, e fisica. Quindi tenere bene in considerazione il fatto che il corso di fisica è un corso, ovviamente, in cui i primi 3 anni la parte di matematica è essenziale, uno strumento essenziale per il fisico. La parte di matematica, ovviamente, analisi, geometria, fisica, matematica, la parte di fisica, diciamo tutta una parte di fisica che magari avete già sentito durante il liceo, meccanica, termodinamica, per poi andare a tutta una parte di fisica moderna e fisica quantistica che è il nostro pane quotidiano. La parte poi abbiamo dei laboratori che sono anche, vedete, molto importanti per noi perché la fisica è una fisica sperimentale, laboratori di meccanica, termodinamica che accompagnano i corsi di fisica in classe. Una prova di chimica, dei complementi, che è un corso di fisica a scelta, in totale 3, la prova finale e la parte di chimica. Quindi 19 esami più c'è questo spicchietto, l'idoneità di inglese. Gli sbocchi professionali alla fine della laurea triennale sono ovviamente l'accesso alla laurea magistrale in fisica e astronomia. Una parte può essere ovviamente adibita ad attività tecnico-commerciali, accesso ai master di primo livello di tipo professionalizzante e accesso di corsi di perfezionamento. Ci tengo a ricordare che comunque più del 90% dei laureati triennali in fisica in Italia si iscrive alla laurea magistrale. Andando a parlare della laurea magistrale in fisica, l'accesso ovviamente a un diploma di laurea triennale con almeno 24 crediti formativi nelle discipline e 24 crediti formativi nelle discipline matematiche. E consta di 2 anni, di un percorso di 2 anni, anche questa è un'organizzazione semestrale, sono 150, 120 crediti formativi in totale, di cui 42 solo per la prova finale.
Esistono due tipi di curricula, uno prettamente sperimentale e uno teorico-modellistico. Qui riporto alcuni esempi di piano di studio ad approvazione automatica, quindi astrofisica e cosmologia, biofisica, fisica nucleare o subnucleare, fisica della materia e teorico-modellistico. Gli sbocchi professionali alla fine quindi della laurea magistrale, sicuramente un accesso alla formazione post lauream, quindi uno sbocco più alla ricerca pura, università o enti di ricerca, e una ricerca di tipo applicata, quindi industria e enti di ricerca. In particolare la formazione post lauream può essere un dottorato di ricerca in fisica o in astronomia, quindi 3 anni sempre con una borsa di studio per lo più, altri dottorati a Padova in sedi diverse, master di primo e secondo livello, annuali o biennali, o borse di studio presso enti di ricerca, anche questi di tipo annuale o biennali. In questa trasparenza noi mostro gli sbocchi professionali, cioè la condizione occupazionale dei fisici italiani in blu a 1 anno, in rosso a 3 anni dalla laurea, in verde a 5 anni dalla laurea magistrale. Come vedete, il 50% alla fine del primo anno e alla fine dei primi 3 anni è iscritto a un'attività di formazione, nel 90% quasi sempre un dottorato di ricerca. Alla fine dei 5 anni solamente un 10% è ancora iscritto a un corso di formazione. Lavora il 25% circa, 30% sempre alla fine di 1 anno dei 3 anni e già il 60% dopo 5 anni, mentre non lavora ma cerca un 20%, questo diciamo è una percentuale che rimane costante in tutti quanti gli anni. La cosa significativa è che da un'indagine di Alma Laurea oltre il 70% ritiene efficace la laurea rispetto al lavoro svolto, condizione essenziale per la soddisfazione. Cosa fa un fisico? A livello di, abbiamo visto la percentuale di occupazione, adesso andiamo a vedere le percentuali dei rami di occupazione dei fisici. Vedete bene che a 3 anni in questa torta di sinistra della trasparenza abbiamo una distribuzione abbastanza omogenea tra industria, credito assicurazioni, aziende informatiche, istruzione e ricerca e altri servizi. A 5 anni il diagramma torta diventa meno omogeneo e abbiamo quasi il 50% dei laureati in fisica che si occupa di istruzione e ricerca. E poi abbiamo l'altro 50% ancora in maniera omogenea, suddiviso tra informatica, credito assicurazioni, banche e vari lavori molto diversi. Gli sbocchi professionali per un fisico sono, come avete visto fino adesso, molto vari. Nessuno di noi potrà assicurare quale sarà il mondo del lavoro tra 5 anni. Sicuramente quello che possiamo dire da un punto di vista solido è che le carte del laureato in fisica nel futuro, qualsiasi esso sia nel mondo del lavoro, il poker d'assi diciamo, che può utilizzare sono sicuramente una grande flessibilità, un approccio scientifico, l'internazionalità che contraddistingue tutto il corso di laurea in fisica. In questa trasparenza mostro solo alcune delle attività di ricerca presenti al Dipartimento di Fisica Padova. Quindi vedete che è molto varia la fisica dei neutrini astroparticellare, la parte di biofisica, fisica nucleare e subnucleare con la partecipazione di tutti gli esperimenti a LHC al CERN, la struttura della materia, fisica dei plasmi e ovviamente fisica teorica. Questo corso, il corso di laurea in fisica, ha un'alta soddisfazione da parte degli studenti e circa il 50% degli studenti non ha ritardi nel sostenere gli esami. In questo grafico a destra della trasparenza vedete che la soddisfazione, il voto che danno gli studenti al corso di laurea è tra i più alti dell'Ateneo, cioè quasi tra i 7 e l'8. Quindi significa che per gli studenti che fanno questo corso lo ritengono molto soddisfacente. Tuttavia vorrei sottolineare che comunque è un corso molto molto impegnativo. Tra il 20 e il 30% delle matricole abbandonano il corso di studi in fisica entro il primo anno. Le ragioni di questo abbandono sono ovviamente molto varie, sono sicuramente
una parte anche personale e altre parti molto più, diciamo, collettive. Alcune analisi dei dati che noi abbiamo effettuato possono offrire alcune indicazioni utili, solamente per consiglio, ovviamente non per spaventare. La maggior parte degli abbandoni sono associati a studenti che nel corso del primo anno sono riusciti a fare solo un esame o addirittura nessun esame. Quindi, e questo esame, che è lo scoglio principale, è sicuramente l'analisi matematica. Questo significa che se vedete che ci sono delle difficoltà nel primo anno, non è che è dovuto che vi dovete abbandonare il corso di laurea, ma magari un'attenzione maggiore nel cambiare il metodo di studio, nel chiedere aiuto direttamente anche ai singoli docenti al corso di laurea. La scuola di provenienza e il voto di maturità sono due fattori che hanno anche questi delle correlazioni non così strette, ma significative rispetto al successo finale negli studi. Ovviamente questo deve essere correlato con un buon metodo di studio all'interno del corso di laurea. Il consiglio che ci sentiamo di dare è di valutare sicuramente, seriamente, la propria attitudine alla matematica e ai propri risultati nella scuola superiore, insieme anche al risultato del test d'ingresso, dove il consiglio è di affrontarlo seriamente per monitorare la propria attitudine a questo corso di laurea. Tutte le informazioni che vi ho detto, e forse anche molto di più, lo potete trovare nel sito del Dipartimento di Fisica e Astronomia, in particolare sul corso di laurea in fisica, informazioni su tutte le lauree, sulla scuola di scienze e interessante informazioni su quelle che sono le ricerche sul sito dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Grazie molte dell'attenzione.